Manlio, buongiorno. Ciao Max. Guarda che, cosa ti ho portato. Lo so, tu mi tocchi il cuore, Qua si parla di Europa, d'Italia, voi siete nel ben mezzo del mondo degli spread, quelli della televisione però. Gli spread, quelli... per rimanere in tema, no? Per rimanere in tema. Senti, però... sai di che cosa sono fatte queste bandiere? Dimmelo tu, no? Di cosa sono fatte? Fatte dell'argomento di oggi. Sangue umano, no? Sono fatte di cotone. Ok. Però hai detto una roba molto seria, perché in realtà, ma tu lo sai che la famosa guerra civile americana, una guerra incredibile che durò da aprile del 1861 a maggio del 1865, fu proprio originata niente proprio di meno che da un problema legato al cotone. La questione del razzismo, della schiavitù. La schiavitù, e quindi che fu ovviamente oggetto del contendere tra gli stati civili del nord contro gli stati civili, esatto, del sud. Esatto, cioè praticamente gli stati del sud che impiegavano manodopera schiava per produrre le piantagioni di cotone furono improvvisamente contrastati dagli stati del nord, che invece, capitanati dal buon Lincoln, decisero che era l'ora di abolire la schiavitù. Però in realtà gli Stati Uniti oggi non detengono il primato mondiale della produzione, anche se sono ancora molto in alto come produttori, no? Assolutamente. Abbiamo l'India e la Cina che, come dire, sono tra i primi produttori di questa materia prima nel mondo. Quindi anche il cotone è una roba che si produce in diverse parti del globo. In maniera molto trasversale, anche se possiamo individuare dei periodi in cui la raccolta prevale un po' di più tra i due emisferi. E quando è che prevale la raccolta? Cioè, per capire proprio a livello anche di stagionalità. Esatto, guarda, se poi poco pensi anche ai film americani dove facevano vedere queste piantagioni, no? Tu sai, puoi anche capire che il periodo della raccolta, no, era il periodo dei mesi caldi, no? Quindi il periodo estivo, per cui in quel momento c'è una forte produzione di materia prima e generalmente i prezzi cominciano a scendere. La cosa che è molto interessante, tu hai detto che durante l'estate c'è un po' generalizzata, diciamo così, la raccolta, sì. Quindi la produzione, generalmente eccesso di offerta durante la produzione, quindi stagione ribassista. Però poi naturalmente nel ciclo agricolo c'è la semina e raccolta, ma c'è anche un periodo in cui si gestiscono, esatto, le scorte, sì. No? E quindi che cosa succede allora, diciamo che normalmente possiamo immaginare questo ciclo, quindi questa prima fase nel momento in cui c'è questa grande offerta in cui i prezzi discendono, poi c'è questo consumo delle scorte in un andamento più o meno laterale per arrivare fino all'esaurimento delle scorte, quindi in prossimità della semina comincia a vedere che i prezzi salgono e qui nasce l'idea di investire su questa stagionalità. Senti, esatto. Noi abbiamo individuato un nostro amico spread in questo caso, e questo spread che in questo momento metto a schermo è uno spread la cui stagionalità è quasi pronta per arrivare, no? Parliamo sì. di una quindicina, ventina di giorni, siamo più o meno all'inizio della stagionalità, proprio intorno alla metà di novembre. E che cosa mi puoi dire di questo spread? Allora, diciamo che, come vedi, ha un andamento decisamente rialzista, siamo ancora lontanucci dalla stagionalità, per cui possiamo anche aspettare, no? Per entrare su questo spread, ovviamente, e quindi tenerlo sotto osservazione. Senti, e qui a livello di target statistici che noi abbiamo per il nostro investimento, vedo più o meno come siamo messi. Guarda, lo guardo guardando ovviamente le analisi statistiche, quindi backtest, stiamo sui 2,50 come primo target per quanto riguarda appunto i profitti, e stiamo intorno a 200-220. Esatto, per quanto riguarda la gestione del rischio e quindi la massima perdita. Qui sostanzialmente noi entreremo con una decina di contratti, per cui parliamo di un investimento da $2,500 di profitto in certo. linea di massima. La cosa che mi interessa evidenziare è che ci troviamo comunque in un momento, nonostante qui si veda che diciamo a livello di medie sembra che qua il prezzo debba scendere ancora,
In realtà, se poi facessimo un'analisi più approfondita dei prezzi, ci troviamo ad un livello dei prezzi del cotone particolarmente basso a livello, diciamo così, medio. E quindi, tutto sommato, questa cosa qui è come si riflette relativamente ad un Beh, investimento rialzista? significa che abbiamo un bellissimo spazio nell'ipotesi che la stagionalità venga rispettata e c'è un alto tasso di successo che questo avvenga e quindi abbiamo anche, come dire, uno spazio dei prezzi ampio per conseguire i profitti che ci auguriamo di conseguire. Senti, allora io con il mio cotone a forma di bandiere ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima. Manlio, grazie, ciao. Ciao, un abbraccio, ciao Max.